Sono Gabri Costa. Dopo aver visto la prima parte dei filmati di Tekken 6 in questa galleria di Tekken 7, siete pronti per vedere tutti i filmati dei personaggi? Vi faccio vedere il filmato finale di Anna Williams. Guardate cosa fa. Anna vuole giocare a biliardo? Con la sua stecca. Questo teppista la vuole accoltellare. Però Anna reagisce. E anche sua sorella Nina. E lì Chaolan gli fa l'ok. Ecco il filmato finale di Armor King. Guardate cosa fa Armor King, sta guardando questa foto. Poi si alza dallo sgabello. Ma c'è un altro filmato finale di Armor King. Guardate. Siamo qui al cimitero. Però arriva King. Bisogna capire la differenza tra King e Armor King. Non capisco perché hanno voluto mettere i due filmati finale di Armor King. Perché mettere due filmati finali? C'era la pioggia. Ora passiamo al filmato finale di Asuka. Asuka Kazama sta andando a tutta velocità con la sua bicicletta. Dice che arriverà in ritardo. Ma poi all'improvviso spunta fuori la sua rivale Lily. E ha fatto rovinare il suo pranzo. Ora Lily scende dalla macchina. Il primo giorno di scuola letteralmente rovinato. Ora iniziano a litigare, fanno il litigio, combattendo. Dai ragazze, vi prego, non litigate. Non la smettono mai. Ok, passiamo al filmato finale di Baek. C'è Vorang che sta guardando Baek, ma purtroppo si è ripreso Azazel, questo mostro terribile. Però dobbiamo sistemarlo. Baek ha dato un calcio a questo mostro. È scomparso e speriamo sia per sempre Azazel. Ma purtroppo Baek cade a terra e Vorang è disperato. Ci rimane male. Voleva bene al suo maestro. E ora il filmato finale di Bob. È riuscito a vincere il torneo. È diventato una celebrità, Bob. L'eroe grasso. Ora sale sulla bilancia, Bob. Non ci dice quanto pesa. Come fa a pesare soltanto 70 kg? Ma è diventato magro. È arrabbiato. Ora il filmato finale di Bruce. C'è l'esercito.
Bruce, insieme ai soldati che sparano con le loro armi da fuoco, devono abbattere le difese nemiche. Area pulita. Brian Fury, guardate cosa fa Brian Fury. Ha un sacco di armi questo Brian Fury. Ha una mitragliatrice Vulcan, come sempre, però la butta via. E prende qualcosa. L'ha lanciato contro l'elicottero. Gli va addosso e gli esplode addosso. Ma lui non muore, perché è un robot. Devil Jean. Questa volta Devil Jean ha eliminato Azazel. Ha battuto questo mostro. Non so come ha fatto. No, non può essere. È caduto a terra, Jean. Non è più Devil Jean. Sta crollando tutto. È tutto distrutto. Passiamo a Sergei Dragunov. Guardate, hanno preso Azazel, avete visto? L'hanno incatenato. Sta arrivando un aereo. Quello è Raven. Raven sta prendendo quella sfera per capire cos'è e poi scappa via. È inutile che gli sparate, tanto va via con quell'aereo da caccia. Ma che vuol fare Dragunov? Ha premuto il pulsante di autodistruzione per far esplodere l'aereo. Ecco il filmato finale di Eddie. Guardate, siamo al cimitero. Questa è Christy Monteiro. Sta piangendo. Ha perso suo nonno. Meno male che è arrivato Eddie a consolarla. No, gli ha dato uno schiaffo. Ma perché Christy Monteiro ha dato uno schiaffo a Eddie Gordo? E infatti Eddie è arrivato troppo tardi. Mi sa che vi devo salutare. Iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Ciao a tutti.